Presentata in sala giunta la nuova edizione del Giocattolo Sospeso, l'iniziativa di carattere solidale promossa dall'assessorato ai giovani del comune che permetterà di acquistare un giocattolo di Natale per i bambini più bisognosi. Sul sito istituzionale è possibile trovare l'elenco dei negozi aderenti con le modalità di partecipazione ed il calendario di appuntamenti dedicati ai più piccoli che si terranno nel mese di dicembre presso le varie giocattolerie. Il gioco è un diritto fondamentale delle bambine e dei bambini ed è garantito nella Carta fondamentale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le giocattolerie storiche della nostra città aprono le loro porte in un periodo meraviglioso che è quello del Natale e grazie ad una rete di organizzazione promossa dal Comune di Napoli e anche tutelata dalla presenza della Polizia locale, faremo in modo di poter raccogliere tanti doni all'interno delle giocattolerie e delle librerie e cartolibrerie che si sono convenzionate e poterle dare prima della notte del 25 a delle famiglie e bambini che diversamente non lo avrebbero. Diversi i sostenitori dell'iniziativa, tra cui l'ex capitano azzurro Francesco Montervino. Iniziativa bellissima, iniziativa che fa capire quella che è la generosità, no, del napoletano. Poi quando ci sono questo tipo di manifestazioni fa sempre piacere prenderne parte e sono contento e orgoglioso, ecco, di essere qui e portare quello che è il nostro contributo. È un'idea meravigliosa, Giocattolo Sospeso, anzi l'invito è a tutti coloro che ovviamente amano i bambini: andate in un negozio di giocattoli e lasciate un giocattolo sospeso, è un atto d'amore e noi ci contiamo. Ragazzi, mi raccomando, i posti, i negozi dove poter donare saranno sul sito, fatelo perché è importante, non tutti hanno questa possibilità, è importante che tutti i bambini siano felici almeno il giorno di Natale, quindi vi invito a regalare, a regalare e a regalare.